Manovre di guerra in Crimea, Kiev denuncia l'occupazione russa e parla di disastro imminente, richiama i riservisti e chiede la presenza di osservatori internazionali. Putin, con il via libera della Duma, ha già schierato nella penisola 15.000 soldati che hanno occupato luoghi strategici senza trovare resistenza. Oggi la dissidente Giulia Timoshenko incontra il presidente russo. L'escalation allarma l'Occidente che per fermare le truppe russe prepara il boicottaggio del G8 di Sochi. Tra Stati Uniti e Russia torna un clima da guerra fredda per il segretario di Stato Kerry, che domani incontrerà la nuova leadership ucraina. Mosca rischia di perdere il suo posto tra i grandi del mondo. Si muove anche la Germania, la cancelliera Merkel chiama Putin e lo convince ad accettare la mediazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione Europea. Governa le strette sul caso Gentile, contro di me una macchina del fango, dice il sottosegretario Alfaniano alle infrastrutture e trasporti, accusato di aver esercitato pressioni su un quotidiano per evitare la pubblicazione di un articolo scomodo. Il PD chiede che faccia un passo indietro, 5 Stelle e Lega pronti a votare la sfiducia. E dopo 15 anni dalla vita è bella di Benigni, l'Italia trionfa agli Oscar. La grande bellezza di Sorrentino ha vinto come miglior film straniero. Il regista ha ringraziato Fellini, Scorsese e Maradona. Pieno di statuette per Gravity, ma l'Oscar per il miglior film 2014 va a 12 anni schiavo di Steve McQueen. Statuetta come miglior attrice protagonista Kate Blanchett per Blue Jasmine. Di Woody Allen il miglior attore McConaughey per Dallas Buyers Club. Il premier ucraino lancia un nuovo... Qualche problema tecnico alla fine dei titoli, ma buongiorno a tutti, sono le 7.29, buongiorno a tutti dal telegiornale della 7. Lo avete sentito dai titoli, basta una piccola scintilla per far esplodere l'intera Ucraina. Di fatto la Russia ha occupato militarmente la Crimea senza incontrare resistenza, anzi i soldati locali si stanno arrendendo in massa, ma Kiev avverte, è stata dichiarata guerra contro di noi, siamo a un passo dal disastro, vediamo. Il premier ucraino lancia un nuovo appello, ancora una volta inascoltato, a Vladimir Putin perché ritiri le sue forze armate. La Russia ci ha dichiarato guerra, siamo sull'orlo del disastro, annuncia Yatsenyuk. Continua a crescere la tensione tra Mosca e Kiev. Yatsenyuk chiede il sostegno militare degli alleati, Stati Uniti e Gran Bretagna in testa, ma intanto deve incassare la diserzione di un pezzo da 90 delle forze armate di Kiev. Una pedina dal forte peso strategico nello scacchiere è il comandante in capo della Marina Militare, che si è schierato apertamente dalla parte delle autorità filorusse della Crimea. Denis Berezovsky è stato rimosso, ma il suo gesto ha indebolito notevolmente il fronte ucraino. La pressione di Mosca è potente e silenziosa, una minaccia diretta e palpabile. Nella notte sono atterrati all'aeroporto di Kiev alcuni aerei ed elicotteri russi da trasporto truppe. Secondo la Casa Bianca, a bordo ci sarebbero stati non meno di 6.000 soldati delle forze aviotrasportate di terra. Automezzi e militari presidiano ed occupano i nodi strategici della penisola dove ha sede la principale base navale di Mosca, un cordone di sicurezza che di fatto blinda la base. I soldati indossano uniformi inequivocabilmente russe, così come le armi di cui sono dotati, ma non hanno mostrine che li identifichino. I militari sono entrati anche nelle altre basi, sequestrando tutte le armi e le dotazioni. Le autorità di Kiev intanto provano a reagire ordinando la mobilitazione delle forze armate e richiamando i riservisti, ma il potenziale bellico di cui possono disporre è assolutamente inadeguato in confronto all'arsenale russo. Dal porto di Sebastopoli, dove ha sede la flotta russa, una decina di navi ucraine ha mollato gli attracchi e si sono dirette verso il mare aperto. Le speranze di una soluzione o comunque di uno stop all'escalation sono affidate alla diplomazia internazionale. Occhi puntati, ma senza troppe illusioni, anche sull'incontro che potrebbe esserci nelle prossime ore tra Yulia Timoshenko, la dissidente ucraina scarcerata soltanto pochi giorni fa, e il suo nemico acerrimo Vladimir Putin. E lo scacco proprio di Vladimir Putin rischia di essere matto, perché le diplomazie occidentali sono in evidente difficoltà. Da una parte c'è Washington, ci sono anzi Washington e Londra che premono per far saltare le G8 di Sochi, per escludere la Russia dai grandi del mondo. Dall'altra ci sono Germania e Italia che sono invece per la mediazione. Vediamo.
Ore di convulsa attività diplomatica per fermare l'aggressione di Mosca all'Ucraina. Il G7 unito condanna la Russia e sospende i preparativi del G8 di Sochi. Reazione a catena contro Putin, che secondo la NATO sta mettendo a repentaglio la pace e la sicurezza in Europa. Il segretario generale Rasmussen ha espresso grande preoccupazione e chiede alla Russia di ritirare le sue forze ed evitare ogni interferenza. In prima linea gli Stati Uniti. La Casa Bianca in serata dirama una nota che sancisce l'isolamento internazionale di Mosca, un primo importante successo politico per Obama, riuscito così a unire su una piattaforma comune i suoi alleati occidentali ai vertici di Bruxelles a fianco di Kiev. Il premier britannico Cameron ha concordato con Obama che fino a quando Mosca non cambierà atteggiamento in Ucraina, Mosca dovrà pagare un costo significativo. E dunque gli Stati Uniti accelerano il proprio intervento diplomatico, inviando il segretario di Stato americano Kerry martedì nella capitale ucraina per consultazioni con il governo di transizione. Kerry, in un'intervista alla stampa, oggi mette in guardia Putin: scelga il dialogo, si torna indietro di decenni. Ha violato gli accordi di Helsinki e si sta isolando dal mondo. Il segretario di Stato americano respinge l'ipotesi di un intervento militare a fianco dell'Ucraina. Ci sono 1000 alternative all'invio delle truppe, coinvolgiamo i russi. Ma intanto l'Occidente si divide, a fianco agli Stati Uniti si schiera la Francia, mentre l'Italia e Germania frenano anche sull'idea di bloccare il G8. Il cancelliere tedesco Angela Merkel, nel condannare la Russia per un'inaccettabile violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale, ha anche fatto sapere che Putin avrebbe accettato la proposta di un gruppo di contatto per iniziare il dialogo sulla questione ucraina. Anche il governo italiano, dopo un vertice a Palazzo Chigi ieri in serata, ha condannato e definito inaccettabile la violazione territoriale dell'Ucraina da parte della Russia, invitando dunque Mosca a evitare ogni azione che possa comportare un ulteriore aggravamento della crisi e perseguire invece la via del dialogo. Renzi, in stretto contatto con il capo dello Stato Napolitano, ha dunque garantito che l'Italia si impegnerà a trovare una soluzione politica, mentre il ministro degli esteri Mogherini, che oggi sarà a Bruxelles per illustrare la posizione italiana, al suo ritorno riferirà in Parlamento. Insomma, l'avete sentito, l'Occidente si presenta diviso, anche perché dietro questa crisi c'è il gas russo, che è imprescindibile per molti paesi europei e che passa, attraversa, in gran parte attraversa anche l'Ucraina. Una settimana fa l'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Sfaroni, aveva cominciato a fare i conti. Fino all'estate non dovrebbero esserci problemi, anche se non arrivasse più nemmeno un metro cubo di gas, aveva detto. La dipendenza italiana dal gas russo, però, è aggravata dal passaggio del nostro impianto in territorio ucraino. Si vede anche dalla cartina. Da nord arriva poco, da sud anche. Per i nostri rifornimenti la parte del Leone la fanno le tubature ucraine. La Russia lo sa bene, tant'è che ha in cantiere altri due gasdotti, quelli evidenziati in azzurro, ma che ancora non ci sono. O meglio, ce n'è uno, il Nord Stream, ma taglia fuori troppi paesi. Il gas rappresenta il 43% dei nostri consumi energetici, al momento coperti ampiamente dalle scorte e dal fatto che andando verso la bella stagione la domanda diminuirà. Essere previdenti è il minimo che si richieda alla politica, che potrebbe anche essere europea, a patto però di mettere d'accordo esigenze molto diverse. E se complessivamente l'Unione importa dalla Russia il 22% del suo fabbisogno di gas, deve però fare i conti con paesi che dipendono quasi interamente dalle forniture di Mosca. Bulgaria, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Lituania arrivano all'80%. Altri paesi come la Danimarca, per dire, sono assolutamente autonomi. Il che potrebbe avere conseguenze sull'intervento diplomatico dell'Unione, che fra l'altro dovrà tenere conto anche della disastrosa situazione economica di Kiev. L'Ucraina è praticamente fallita. Incassa a 12 miliardi di dollari e, solo nell'immediato, ne deve 25 ai propri creditori. Ma il conto complessivo è di 75 miliardi di debiti, compresi quelli verso la Russia. Non a caso il Fondo Monetario Internazionale si è subito attivato per un sostegno, sollecitando anche l'Unione, che guarda con una certa apprensione le proprie esposizioni bancarie, fuori per 23 miliardi di dollari, e ci siamo anche noi, con 5 miliardi che forse non rivedremo mai. Le borse da oggi potrebbero ballare. Torniamo in Italia con la politica, perché il livello di litigiosità nella maggioranza di governo
è a un livello di guardia ormai, soprattutto dopo la nomina di sottosegretari e viceministri. La polemica più rovente riguarda Antonio Gentile, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti del nuovo centrodestra. Il PD chiede praticamente in blocco le dimissioni, Alfano Nicchia, lui si difende ed è accusato di aver fatto pressioni su un quotidiano calabrese per non far pubblicare una notizia. Il caso Gentile, primavera patata bollente per il governo Renzi. Contro di me una macchina del fango, dice Antonio Gentile, nuovo centrodestra, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, accusato di aver esercitato pressioni, peraltro con successo, sull'editore dell'Ora della Calabria per evitare la pubblicazione di un articolo scomodo, quello sul presunto coinvolgimento del figlio Andrea nelle consulenze sanitarie in Calabria. Rosi Bindi, presidente dell'Antimafia, parla di un intreccio tra poteri mafiosi e comunicazione. Gentile non può far parte di un governo, dice Bindi. Renzi e Alfano revochino subito quella nomina. Ma il punto sta proprio qui. Renzi ha già ipotizzato un suo intervento diretto nella vicenda, mentre Alfano e il nuovo centrodestra fanno quadrato attorno al sottosegretario. Il PD stia ai fatti, si rischia l'imbarbarimento della politica, dice il coordinatore NCD Quagliariello. E Maurizio Sacconi, presidente senatori NCD, un non caso, occorre uscire dalla trappola del pregiudizio. Mentre il governatore della Calabria, Antonio Scopelliti, anche lui nuovo centrodestra, contro cui in Calabria è partita una raccolta di firme del PD per chiederne le dimissioni, dà il via al gioco al massacro. Nel governo, dice, ci sono situazioni anche più imbarazzanti, facendo riferimento a Francesca Barracci, PD, indagata in Sardegna per una vicenda di rimborsi. Il PD chiede a gran voce il ritiro di Gentile, ma posizioni analoghe arrivano anche da altri fronti, dai 5 Stelle, che oggi proporranno una mozione di sfiducia anti-Gentile. Dalla Lega non può restare al suo posto, dice Roberto Maroni. E Matteo Salvini, se questo è il nuovo che avanza, allora è un disastro. Siamo pronti a sfiduciare tutti gli indagati che Renzi ha messo al governo. Ieri in serata è arrivata anche la dichiarazione di Luciano Regolo, direttore dell'Ora della Calabria. Se lo scopo di Gentile è quello di intimorire me e la redazione dell'Ora, sappia che è destinato a fallire. Intanto domani la nuova legge elettorale arriva nell'aula di Montecitorio, potrebbe già essere approvata in settimana, tempi record, ma attenzione perché gli equilibri sono davvero fragili, vediamo perché. 6 giorni al massimo e 26 ore di dibattito in tutto, tanto dovrebbe mancare l'approvazione della nuova legge elettorale, frutto degli accordi tra il premier Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, battezzata Italicum. Un passaggio fondamentale non solo per la verifica della tenuta dell'intesa PD Forza Italia sulle riforme, ma anche per avere qualche indicazione sulla durata della legislatura e quindi dello stesso esecutivo Renzi. Due gli ostacoli più alti sul cammino della nuova normativa: la subordinazione della sua entrata in vigore alla trasformazione del Senato da Camera elettiva in Camera di rappresentanti di enti locali e le soglie di sbarramento per l'attribuzione dei seggi parlamentari. L'accordo di Renzi con il Cavaliere prevede l'immediata entrata in vigore della nuova legge elettorale e soglie di sbarramento all'8% per i partiti che corrono da soli e del 4,5% per quelli che si coalizzano, con il premio di maggioranza che scatterebbe al raggiungimento del 37%, altrimenti si andrebbe al ballottaggio tra i due partiti o le due coalizioni più votate. Uno schema che ad Alfano non piace. Il leader del nuovo centrodestra, infatti, pretende un rinvio del varo del nuovo meccanismo di voto a dopo le altre riforme costituzionali, ad iniziare da quella di Palazzo Madama. Inutile, spiega il vicepremier, fare una legge per due Camere prima dell'abolizione del bicameralismo, con il pericolo magari di due maggioranze diverse. Una linea questa che, visti i tempi lunghi delle riforme costituzionali, per l'NCD rappresenterebbe un'assicurazione di lunga vita del governo Renzi. Probabilmente il nodo potrebbe essere sciolto in un prossimo faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio e Silvio Berlusconi, da tenersi già nei prossimi giorni. Infatti da Forza Italia arrivano segnali di nervosismo con il Cavaliere e i suoi pronti a imboccare la strada di un'opposizione dura contro il nuovo esecutivo, nel caso salti l'Italicum. L'avvertimento arriva dal consigliere Giovanni Toti che dice: speriamo che quando la prima riforma importante, quella elettorale, arriverà in Parlamento, il governo Renzi trovi più coraggio nelle sue scelte, perché il suo credito è già quasi esaurito. E intanto Confindustria concede un'apertura di credito a Matteo Renzi a patto che faccia presto, critica invece Squinzi, critica la Tasi.
Il giovane premier gli piace, si vede, lo dice anche, invidio l'età e l'energia. Ma giudizio sospeso. Il presidente di Confindustria Squinzi, negli ultimi mesi decisamente poco tenero con il predecessore di Renzi e l'immobilismo del suo governo, osserva i primi passi del nuovo e attacca subito il provvedimento che già divide, la TASI. Sarà un'altra botta, per dirla come molti, soprattutto imprenditori e commercianti, la stanno già definendo. Lo dice sorridendo, ma aggiunge c'è poco da sorridere. Squinzi ha appena visto i primi conti sugli esborsi per le imprese. L'aliquota sugli immobili produttivi potrebbe arrivare all'11,4 per mille e intuisce la rivolta che già sta montando contro la tassa per i servizi indivisibili. Ancora una volta è il suo timore per recuperare le risorse si aumenta il carico fiscale. Mentre il leader degli industriali, intervenuto ieri all'inaugurazione del MICAM, il Salone delle Calzature che ha preso il via al Polo Fioristico di Milano, punta sui risultati della spending review su cui sta lavorando il commissario Cottarelli. La ricetta di Squinzi per rilanciare la ripresa resta il taglio dell'IRAP, preferibile a quello dell'IRPEF, perché, spiega, darebbe un impatto più forte sulla competitività delle imprese e sul costo del lavoro. Lavoro che, dice Squinzi, è l'emergenza numero uno di cui si deve occupare questo governo, con interventi incisivi in tempi rapidi, come il taglio del cuneo fiscale. Da lì può venire occupazione e aumentare l'occupazione significa anche creare lavoro per le imprese, facendo ripartire i consumi interni. Sull'annuncio del pagamento di 71 miliardi di debiti della pubblica amministrazione dice che Renzi ha senz'altro centrato l'obiettivo. Tutte parole che indicano come ci sia un'apertura di credito verso il neopresidente del Consiglio. Squinzi usa una metafora. La potenza nel motore c'è, ci auguriamo che sia capace di scaricarla a terra, ma dà anche i tempi per la corsa, qualche mese. E quella di Los Angeles è stata la notte della grande bellezza, miglior film straniero, un Oscar all'Italia dopo 15 anni, l'ultimo era stato La vita è bella. Sono le 3.50 in Italia quando si realizza l'evento che mancava da 15 anni. La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino, vince l'Oscar come miglior film straniero. Pronostici rispettati. Il regista napoletano riporta l'ambita statuetta in Italia dopo La vita è bella di Roberto Benigni. Al momento della consegna Sorrentino ha voluto ringraziare quelle che ha definito le sue fonti di ispirazione. Federico Fellini, Martin Scorsese, i Talking Heads e Diego Armando Maradona. Dedicando poi la vittoria a Roma, a Napoli, ma soprattutto grazie, ha detto il regista, alla mia personale grande bellezza, Daniela, e ai nostri due figli, Anna e Carlo. Dopo 15 anni, dunque, l'Italia torna a vincere. Il film segue le vicende del giornalista Jep Gambardella, interpretato da un magistrale Tony Servillo, sullo sfondo di una Roma ricca e decadente. Il capolavoro italiano ha trionfato sui due concorrenti più insidiosi, il sospetto del danese Winterberg e il film belga Alabama Monroe. Porta a casa 3 statuette 12 anni schiavo prodotto da Brad Pitt come miglior film, migliore sceneggiatura non originale, migliore attrice non protagonista. 7 statuette per Gravity, premiato tra l'altro per la regia di Alfonso Cuarón ed anche per il miglior montaggio sonoro, i migliori effetti speciali, colonna sonora, fotografia e montaggio. L'australiana Kate Blanchett ha vinto l'Oscar per migliore attrice, il suo secondo per il suo ruolo di una donna nevrotica dell'upper class di New York in Blue Jasmine di Woody Allen. Migliore attore McConaughey per Dallas Buyers Club, in cui interpreta magistralmente un omofobo che si ammala di AIDS. Per il miglior cortometraggio d'animazione l'Oscar è per Frozen, il regno di ghiaccio della Disney. E poco fa anche il tweet di Matteo Renzi che parla di orgoglio italiano per Sorrentino. Stiamo facendo, ci stiamo occupando di altro, in riferimento all'Ucraina, ma il tweet era appunto dovuto, quello del premier di complimento per Paolo Sorrentino. Ed ora il campionato che è stato praticamente ipotecato dalla Juventus. La forza di una capoclassifica che enumera record non è solo nei numeri dei record. La Juventus che mette 2 punti in più tra sé e la Roma e probabilmente 2 punti in meno dalla vetta chiamata Scudetto, conquista il bottino pieno in una delle partite più difficili della stagione, probabilmente la più difficile tra quelle vinte finora. Conte, 69 punti in 26 giornate, supera il record di Fabio Capello, 2 lunghezze più giù, uscendo vincente sotto un autentico bombardamento milanista. Tanto sprecone l'attacco rossonero, a cui è mancata la cattiveria di Balotelli, quanto chirurgico il game plan bianconero, con la spietatezza della coppia formata da Llorente e da Tevez, da oggi nuovo capocannoniere a quota 15, un gol avanti all'infortunato di lungo corso Pepito Rossi.
La Juventus prende punti a tutte le inseguitrici, ammesso che si possa ancora definirle tali. Il Napoli si fa bloccare sul pari a Livorno in 6 minuti di perfetta sintesi di pregi e difetti partenopei. La multidimensionalità dell'attacco, dove Mertens può rimpiazzare lo squalificato Higuain, la leggerezza del reparto arretrato che pasticcia fino a regalare il pari che il Livorno poi legittima nella ripresa. Se Benitez non riesce ad approfittare del pari di sabato tra giallorossi e nerazzurri, può almeno allentare la pressione alle spalle, con la Fiorentina incapace di sovvertire in casa propria l'esito di un match che la Lazio ipoteca al quinto del primo tempo. I viola, senza Borja Valero, per il quale le curve del tifo hanno manifestato con l'ingresso ritardato allo stadio, non sono riusciti a risalire lo svantaggio anche per merito di un ritrovato Marchetti che ha blindato la terza vittoria esterna dei biancocelesti. La sconfitta interna dei viola, la terza dell'anno, fa risultare ancor più la incessante risalita verso la zona Europa da parte del Parma, al 14° risultato utile consecutivo con la vittoria in trasferta contro il Sassuolo. Un Sassuolo sempre più ultimo nella zona calda di una graduatoria in cui ieri solo il Livorno ed il Bologna, che può recriminare per un rigore sbagliato con Rolando Bianchi contro il Verona, hanno mosso almeno un passo verso la salvezza. 7.47, noi ci fermiamo qui, ora c'è il meteo, poi prossima edizione del TG alle 13.30 a seguire il TG Cronaca, potete anche seguirci su internet, il sito lo conoscete, tgla7.it, e grazie al nostro account di Twitter. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.